Ci sarà anche Firenze, tra le 10 città italiane nelle quali i gestori dei pubblici esercizi organizzati nella FIPE manifesteranno mercoledì mattina la loro contrarietà alle misure del nuovo DPCM che impone la chiusura alle 18. In Toscana il comparto è rappresentato da circa 22.000 imprese, delle quali almeno 3.000, secondo FIPE e Confcommercio, sarebbero a rischio sopravvivenza entro il 2020. Di condanna a morte per il settore parla l'Associazione Ristoratori Toscani, gruppo che rappresenta 1.000 aziende a Firenze e 15.000 in Toscana. Lasciare la possibilità di rimanere aperti a pranzo è inutile visto il consistente smart working che ha svuotato gli uffici, spiegano, annunciando una marcia verso Roma il 4 novembre. Credono poco all'annuncio di misure di ristoro adeguate fatto da Conte. Nei mesi scorsi è arrivato solo il contributo di un mese a fronte di 3 di chiusura e altre misure non sufficienti alla sopravvivenza. La richiesta al sindaco Nardella è invece quella di aprire la ZTL dalle 12 alle 14 per favorire l'entrata in centro per il pranzo. In generale è comunque l'intero settore del terziario a soffrire. Il 72% delle imprese, sottolinea Confcommercio, dichiara che non potrebbe sopportare un secondo lockdown. Per la prima volta in 10 anni il terziario in Toscana vive un brusco stop. L'apertura di nuove attività è calata del 19%, nel turismo del 67%. C'è ancora un margine di modifica del DPCM, dicono, anche per questo saranno in piazza Duomo mercoledì. Quello che dispiace è che non si prende atto della realtà dove il virus si propaga altrove. Non si capisce perché in un pullman di 16 metri quadrati si possa stare in 40, in un negozio di 16 metri quadrati, la stessa superficie, si possa entrare non più di 2 persone. Il Presidente del Consiglio e poi anche il Ministro dell'Economia hanno rassicurato circa misure di ristoro che arriveranno subito, già a metà novembre. Questo rassicura anche voi? Ma guardi, che vuole ristorare, io avrei preferito che ci avessero lasciato lavorare.